Buonasera e buon anno. Ciao a tutti, ciao Frassof, ciao Coriasu, ciao Witch, come va? Come state? Tutto bene? Tutto bene? Buon anno anche a lei, anche a lei. Ciao Waella, buonasera, buonasera. E dunque, da post, molto bene. È vero, buon anno, sì, buon anno. Ciao Valtia, ben arrivato. Buon anno, grazie, grazie. Allora, io t'apposto, sì, più o meno, c'ho un po' da biocca. Ciao a tutti quelli che, buon anno, ben arrivato. Nel momento in cui ho deciso di avviare Streamlabs, per far partire il pre-live, mi sono arrivate una valanga di nuove news sul retro gaming che, ok, non so come gestire, non ho fatto in tempo a scriverle sul gruppo, ovviamente, per cui ve le dico un po' a voce. Allora, innanzitutto quello che ho scritto ieri, Sarah Jane Avery ci ha regalato l'ultimo gioco del Commodore 64 del 2020, un fantastico Soul Force, molto bello, lo vedremo sicuramente in live le prossime volte. E poco fa è stato anche pubblicato il primo gioco del 2021 per Commodore 64 e paradossalmente è un clone di Space Invaders chiamato Sprite Invaders. Ed è molto bello, molto bello. Ho provato molto velocemente una partita, sia la modalità in bicromia del 78 che la modalità a colori dell'82. I comandi sono buoni, il sonoro è ottimo. Ha qualche piccolissimo glitch grafico che vedremo poi, però niente di preoccupante. Ciao Vilit, ben arrivato, buon anno. E tanta roba, tanta roba. Oltre a quello, è uscito anche un nuovo gioco della PlayStation 1, che in realtà è un gioco, se vi ricordate, da una live che ho fatto un paio di mesi fa, del NetEase Rose, ovvero quel tool di programmazione che aveva dato Sony con la PlayStation nera, ecco. Era stato fatto una specie di versione base, versione primitiva di quel gioco con NetEase Rose nel 98. Grazie Enjoy the Life per il follow. E pochi giorni fa hanno rilasciato la versione completa, la prima versione completa dopo 23 anni, 23 anni ci hanno messo per svilupparla, va benissimo, anche quella la vedremo, dicono anche quella che non è una versione finale, è una sorta di, non mi ricordo il nome, per cui, anzi, vado subitissimo a cercare così non faccio figure, si chiama Magic Castle, Magic Castle, che è una sorta di roguelike medievale in grafica isometrica con possibilità di cambiare telecamera, per cui molto carino. E la versione finale avrà possibilità di salvataggio, possibilità di 4 giocatori in contemporanea e tanta roba. Per adesso c'è solo un giocatore oppure due giocatori, ma che si controllano con lo stesso controller, per cui si muovono allo stesso modo. È una versione alfa, diciamo così. Però sarà carino anche vederlo su questo gioco di 23 anni fa che hanno completato oggi, insomma. È molto carino. Ultimissima cosa, appena prima di far partire la live, quando già ero in pre-live, ho visto che è stato rilasciato un nuovo tool di disegno per Commodore 64.
permette di elaborare le immagini in maniera molto precisa, molto user friendly. Vi dico subito come si chiama, così lo potete andare a vedere. Si chiama Abyss Connection. Abyss Connection, no, questi sono, scusate, Abyss Connection è chi l'ha prodotto e il programma si chiama DITERIDU 1.0. Bonsoir, mes amis, I'm sorry, I don't speak Spanish. Ciao Mr. Jacob, buon anno. Dicevo, questo DITERIDU è un tool di disegno per... l'hanno fatto uscire per ora per Windows, Mac OS e Linux ed è molto molto semplice da capire, molto semplice da utilizzare. Io spero che non stiate sentendo niente di quello che mi sta succedendo attorno, perché oltre a queste news sul retro gaming, io sono arrivato a casa dal lavoro non troppo tempo fa. Ciao Daniel, oh grazie per dare sub, grazie mille, tre mesi, wow. E dicevo, sono tornato a casa dal lavoro e c'era la ditta a 100 metri da casa che era in fiamme e insomma pompieri, una miriade di pattuglie di pompieri, e questo 2 ore fa più o meno, e nelle scorse 2 ore ho continuato a sentire ambulanze che andavano e venivano, per cui e non è una bella situazione che c'è qua di fianco a casa, insomma. Spero non sia successo niente di così grave, ecco. Però vediamo di non pensarci, okay. Noi siamo qua per fare pirati e quindi piratiamo, cioè nel senso andiamo su Monkey Island e facciamo i pirati, ecco. Ho avviato il gioco tipo un'ora fa, perché di nuovo non me lo stava acchiappando, per cui ora ci siamo. Quindi ci aspettiamo i pompieri che faranno iniziare in live, e io spero di no, anche perché sono in un sottotetto di legno, e insomma col fuoco non va d'accordissimo. Dunque, io ho già caricato il gioco, siamo esattamente al punto dove eravamo la volta scorsa. Volete un piccolo recap? Facciamo un piccolo recap. Dunque, non mi ricordo più. Qualcuno di voi lo vuole fare? Chi alza la mano? Nessuno. Ok, lo faccio io. Allora, noi siamo Gaimar Threepwood, alla sua seconda avventura piratesca. Questa volta vuole trovare il tesoro di Big Whop. È però inizialmente bloccato sull'isola di Scab, dato che il nanetto chiamato, come si chiama lì, Largo la Grande, ha imposto un embargo. Dopo aver fatto una bambola voodoo con mezzi più o meno leciti, riusciamo a scacciare Largo, che però ci ruba la barba di LeChuck e la usa per resuscitarlo. Noi però, ignari più o meno del pericolo, andiamo alla ricerca dei 4 pezzi di mappa che ci permetteranno di trovare il tesoro di Big Whop. Abbiamo vaghi indizi su dove si trovano questi pezzi e uno l'abbiamo trovato appunto in questo negozio sull'isola di Booty, per cui possiamo continuare. Galeoni affondati, ultimo giorno prima che io parta per l'isola di Fat. E abbiamo già parlato con la signora Kate Capsize, che è quella che sull'isola di Melee aveva finito tutto il Simelgrog. Siamo andati al costume shop per prendere il vestito. Ciao Cigatto, ben arrivato. Siamo entrati qui da Stan, che ci ha provato a vendere una bara. Ed eccoci qua. Pirate Speed Contest. Esaminiamo la gara di sputo dei pirati. Eh sì. Vai sulla linea e prova la tua sciacquatura. Premi favolosi. Premi di voi. Anche un bambino può farlo. Infatti loro ci riescono molto bene.
Forse è tutto pagato al Dipartimento di Manutenzione Parchi dell'Isola di Boti. Ah, il mondo intero ama la gara disputa. Certo. Sono ben 5 persone che assistono. Forza, sputiamo! Avete tutti l'equipaggiamento necessario. Trasformate una disgustosa abitudine in una prestigiosa abilità. Non lasciate avvizzire e morire quest'erba. Va bene, parliamoci. Io! Ci proverò. Un volontario! Bene, state pronti, gente. Questo ragazzo sembra un serio contendente. Come ti chiami, ragazzo? Massimiliano III il Succoso. Mi chiamano il Maestro Muku. L'unico, il solo, Capitan Catarro. Oh, pensavo si trattasse di bocce. E allora l'unico, il solo, Capitan Catarro. Il catarraio! Catarromania! Scatarrando per fama e fortuna. Sputa! Oh, no, non faccio io suoni. Ci lecca. Scappate. Accidenti, peccato, capitano. Facciamogli comunque un applauso, gente. Almeno ci ha provato. Ok. 5 persone per il periodo, il numero altissimo di persone in un posto. In effetti. Andiamo verso il sentiero. E questa è l'isola di Buti, che ancora non avevamo visto. Qui c'è una grandiosa scogliera. Qui c'è un grande albero. Piccola struttura e la villa del governatore. Che noi sappiamo che è Elen il governatore. Per cui andiamo verso questa piccola struttura. Il pirata fantasmale Chuck! Rilassati. Non sai riconoscere un costume di carnevale quando ne vedi uno? Posso aiutarti in qualche cosa? Bel costume, mi hai quasi spaventato a morte. Grazie. Dov'è il tuo costume per la festa del governatore? Sono qui per la festa del governatore. Vuoi dire la cena di carnevale del governatore Marley? È solo su invito e i costumi sono obbligatori. Ecco il mio invito, che abbiamo vinto nel vicolo dell'altra isola. Ma guarda un po'. L'invito ce l'hai davvero. Hai un costume? Ecco il mio costume. Meglio che lo indossi. Beh, se insisti. Ma dovrai cercare di trattenerti. Swiss. No, non qui! Vai nel cespuglio o da un'altra parte. Accidenti. Oh, ma come sei carino! E gli stivali danno un tocco di classe. Ok, credo tu possa passare. Divertiti. fantastico Gavlash con questo costume. Va bene. E andiamo verso la villa. Giardiniere, lasciami in pace. Sono occupato, vedo. Oh, che bella bestiola. Parla col cane. Non posso parlare col cane. Posso premere il cane? Perché mai dovrei prendermela con un cucciolo così carino? Volevo pettarlo. Uff. Vabbè. Ecco qua, una classica festa in costume. Eh?
Sembra far parte della mappa di Big Whoop. E allora raccogliamo la mappa. Bene, ho il mio primo pezzo di mappa. Qual è il problema, ragazzo? Qualcosa non va? Oh, bel cagnolino. Qualcosa non va, Guybrush? Come sapevi il mio nome? Stavo parlando col cane. Chi sei? Ok. 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 Qui ci vuole una piccola postilla. Il governatore Marley ha chiamato il suo cane Guybrush. È un richiamo a Indiana Jones, che nel terzo si scopre che Indiana è il nome del suo cane. Ok? Il problema è che George Lucas, prima di fare Indiana Jones, aveva davvero un cane che si chiamava Indiana. E quindi questa cosa richiama George Lucas, che chiama Indiana Jones, che... Vabbè. Lei ha chiamato il suo cane Guybrush? Già, non capisco perché. E non è poi un granché, ti dirò. Lei dice che il motivo è perché lui è scemo, inutile e sempre tra i piedi. Ma lui sicuramente può fiutare gli oggetti del governatore. Forse dovresti svuotare le tasche. Prova a prendermi, vecchio. Classico. Governatore, ho sorpreso uno dei suoi ospiti alle prese con la mappa di suo nonno. Un altro cacciatore di tesori dilettante, eh? Portalo dentro. Vieni qui, Guybrush. Guybrush? Guybrush Tripwood? Il sole unico dolcezza. Con tutte le feste che ci sono nelle case di tutte le isole dei Caraibi, lui doveva capitare proprio nella mia. È destino, cioccolatino. Non parlarmi. Tesoruccio? Vattene. Vigna alla crema. Ti avviso. Rosellina. Forse dovrei rinfrescare i vecchi tempi. Che bello, nuovamente insieme. Ragazzi, non siamo stati così da... Beh. Da quando ho cambiato lavoro e mi sono trasferita senza lasciare il nuovo indirizzo? E tutto quello che è successo? Accidenti. Pensavo... Guybrush, vuoi un suggerimento? È stato uno sbaglio. Pensavo avessimo fatto un patto. Adesso mi rendo conto di quanto sia stato folle. Oh, davvero? Non vedi come ha sofferto il mio cuore? Fuochino. Helen, salvami da questo mulinello di miseria. Beh, questa non è certo la cosa più stupida che hai mai detto. Helen, riprendimi con te. Non posso vivere senza di te. Oh, Guybrush. So che non dovrei aver niente a che fare con te. Ma c'è qualcosa nella tua debolezza ed incapacità che mi contagia. Ciò significa che mi lascerai prendere la mappa? La mappa? È solo questo che si tratta? Avrei dovuto immaginarlo. Se è solo della mappa che ti importa... È meglio che tu la vada a prendere fuori. E lui ci va davvero. È proprio scemo. È proprio scemo. Vabbè, la mappa arriva qui. Sembra che stia quasi per scoppiare.
Sarebbe blow da vento, non da esplosione. Ehi! D'altronde si chiama Guybrush, non Einstein. Sì. Ventaccio però, eh. Caspita. Vabbè, torniamo un attimo alla villa. Facciamo per tornare di sopra. Vediamo se Helen ci può dire qualcosa. È andata via. Penso di averla fatta arrabbiare questa volta. Eh sì. Eh sì, imbecille. Oh, un remo. Scuola centrale caraibica per governatori. Ciurma 67. Beh, forse non le mancherà questa vecchia roba. Abbaia quanto vuoi. Filbert sta rastrellando là dietro. E si calma. Ok, molto bene. Possiamo andare dietro. Ci sono le cucine, ma per adesso non ci serve. Magari mentre sono nel bosco mi libererò di questo stupido costume. Peccato, peccato, però, ora che siamo tornati nella nostra mise, possiamo fare questo. Una delle scene più belle del gioco. Ok, cane, tu vieni con me. A posto. Oh, che bella bestiola. È un bidone dell'immondizia ammaccato. Facciamo un casino. Esce il cuoco. Ehi, cos'è tutto quel chiasso? Non fare baccano coi bidoni del governatore! Chi credi di essere? È meglio che te ne vada. Ehi, torna qui! Non ho finito! E quindi il cuoco ci segue con la mannaia, insanguinata. Gaglioffo! Non sono procioni, sono giovani vandali. E intanto che lui fa il giro, entriamo nella cucina. Ma guarda, c'è un bel pesciolone. Prendiamo il pesciolone. E via. Oh, eccoti. Dunque, dove ero rimasto? Mi senti? Vattene! Teppista in transito. Via, via, andiamo via. A posto. È davvero grosso. Ammicca, ammicca. È davvero grosso. Questo ovviamente ci servirà per la gara di pesca. Pipiri, pipiri, pipipi, pipiri, pipipi. E la mappa è finita qua. Esattamente là. Ok.
scusate. Ed ecco a cosa ci serve la canna da pesca. E quindi torniamo sull'isola di vuoi andare? Esattamente qua. Ma prima c'è ancora il nostro poster. E se per caso noi facessimo così? A posto. Ciao zio. No, non l'ha fatto. E andiamo verso il pescatore. Dai il pesce al pescatore. Wow! Questo è il più grosso. È grosso quasi come il Leviatano che ho appena preso. Veramente? Dov'è questo Leviatano? Penso tu stia mentendo. Sì, hai ragione, era solo una barzelletta sui pesci. Penso che tu sia il vincitore. Ecco, prendi la canna. A poster. Ora andiamo un attimo da là. Ed ecco Kate Capsize che arriva. Mi scusi. Non siete per caso Guybrush Threepwood? No, il mio nome è Kate Capsize. Dovete avermi scambiata per qualcun altro. Kate, eh? Che nome insolito. Avete forse qualche documento? La mia carta d'identità è sulla nave, la vado a prendere. Bel tentativo, Guybrush. Non so come hai fatto a scappare di prigione, ma ora ti ci riporto. A posto, quindi. Adesso abbiamo Kate Capsize in prigione. Però la signorina ci serve. Vi ricordate, il negoziante che aveva il pezzo di mappa ci aveva chiesto di trovare la polena della Mad Monkey. E la polena della Mad Monkey si trova sott'acqua. Non possono tenermi rinchiuso. Allora, intanto qui c'è una busta vaniglia col nome di Guybrush Threepwood, arrestato per eccesso di infrazioni, bla 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 bla, e io la raccolgo e la apro. Ehi, c'è del similgrog qui dentro. Eccolo lì. Apri porta della cella. La porta è chiusa. Sì, ma noi abbiamo la chiave. Usa la piccola chiave in cella. Ehi! Oh oh! Posso spiegare? Grazie per avermi fatto uscire da qui. Mi perdonerai se non resto nei paraggi? Devo scoprire chi mi ha incastrato. Oh well. Ok. Ora abbiamo la nostra canna da pesca. E con la nostra canna da pesca. Usa canna da pesca. Eccola lì, la nostra mappettina. Ma ovviamente ciao Super Babu, ben arrivata. E quindi il nostro pezzo di mappa è arrivato qua. Mi sono persa molto? No, siamo andati nella villa del governatore, ci siamo fatti fessi, e
e abbiamo preso il pezzo di mappa che è finito nella scogliera, abbiamo preso la canna da pesca e il cane e siamo qui adesso. Qui ci sono un asse, sembra un bell'asse incastrato in un buco nell'albero, esatto, e vari buchi. Che picchio grande, cretino. E quindi usiamo il remo con il buco, così da fare due gradini. Ed ecco la scena più bella del gioco. Ai, che male! Aspetta un attimo. Qui sta succedendo qualcosa di molto strano. Devo tentare di aggiustare la tua posizione. Papà? Mamma? Cosa stai facendo voi due qui? Siamo venuti a cercarti. Dove sei stato? Siete venuti a cercarmi? Credevo mi avresti abbandonato. Perché dovremmo fare una cosa del genere? Siamo genitori così premurosi. Sì, lo siamo. Insomma, che volete? Figliolo, abbiamo qualche informazione per te. Davvero? Tosto! Di cosa si tratta? Beh, te lo diremo cantando. Oh, ok. Vogliate perdonarmi, ma l'osso della gamba è unito all'osso della testa. L'osso della testa è unito all'osso dell'anca. L'osso dell'anca è unito all'osso della costola. Questa è una canzoncina per bambini americana e wow, sono bravi. Devo prendere appunti. Ok. L'osso del braccio unito all'osso del braccio. Yikes. Cosa c'è? Qualcosa non va? Perché mi avete abbandonato ancora? Boh! LeChuck! Ma ti ho ucciso! Non mi hai ucciso, piccolo deficiente. Ero già un fantasma quando mi hai conosciuto. Hai solo distrutto la mia essenza spirituale. Un favore che ti rifarò. Fantastico. Ah! Wow, che sogno. E quindi raccogliamo il rimbrutto. E quindi dovremmo trovare un altro piolo o riparare questo lemo. Siete rimasti di sasso, vero? Lo capisco. Dove vuoi andare? E allora torniamo a Scab. Va bene. In effetti non avevo ancora fatto la rotta inversa. Sì. Dai che ce la facciamo. Ok.
E qui abbiamo un prestigioso falegname. Aspetta. È scoppiato Twitch appena hai cominciato a cantare. Oh mio Dio. Davvero? Chiedo scusa. Tutto bene? Spero che mi sentiate. Qui la live sembra continuare ad andare. Mi dice in live. Statistiche, frame persi 0, qualità streaming buona. Dovrebbe andare tutto. La chat è morta. Bello, però sì, in effetti ho refreshato la pagina e non mi fa scrivere in chat, però la live la vedo. Va bene, per ora faccio a meno dei vostri commenti. Grazie, state scrivendo. Ok, continuo allora. La live. Sì, è probabilmente Twitch che sta facendo casino. Come al solito sta facendo casino. Sì. Va bene, continuiamo allora. Allora diamo il remo rotto al falegname. Scusami, potresti dare un'occhiata a questo? È una brutta frattura. Se hai intenzione di usarlo, è meglio che lo rinforzi per te. Ecco qua, ragazzo. Te l'ho rinforzato. Con una stecca d'acciaio. Meglio che il nuovo. E in effetti, sembra migliore, più forte, più veloce. Grande. Benissimo, ora, però a me fa gola un paio di cose che ha il falegname. Per cui, non sembra importante la gamba di legno. In effetti però lo è. E gli ho segato la gamba di legno. La mia gamba! Aiuto! Qualcuno chiami un dottore! Ovviamente il dottore per le gambe di legno è il falegname. Per cui in questo momento il falegname non c'è e io sono libero di raccogliere martello e chiodi. Via, verso altre incredibili avventure. Andiamo un attimo alla spiaggia. Booster al vapore, 10 metri. Sembra chiusa. Questa porta sembra chiusa. Ok. Parliamo con i nostri amici di inizio gioco. Ehi, sei tornato. Beh, ragazzi, potete smettere di preoccuparvi di largo. Lui è già storia. Oh, davvero?
deve aver ricevuto quella brutta lettera che ho scritto. Tu di sicuro puoi scrivere solo brutte lettere, caro Fink. Ci vediamo dopo, ragazzi. Scusa, sono avanzati dei booster. Il nome di questi due dovrebbero essere quello di un duo comico americano degli anni 80. E cosa devo fare? Sì. Adesso abbiamo il remo riparato. Possiamo tornare a Booty. E andiamo al grande albero. Saliamo su questo piolo, usa il remo con questo buco, sali su questo buco. Ok, grazie Luke. Sembra che Twitch sia ancora con la chat morta, però se voi mi vedete, dai, va bene così per adesso. Spero che si risolva presto il problema. Dunque, raccogliamo quest'asse e usiamo l'asse. Usa l'asse con il buco. Saliamo, raccogli il remo. Usa remo con il buco. Credo di capire. Bravo Guybrush, fai da solo. E siamo arrivati in cima. E in cima c'è un cannocchiale. Non sembra importante il cannocchiale, e invece lo raccogliamo. Se vi ricordate, per trovare la lente nel primo Monkey Island, noi dovevamo aprire il cannocchiale. E se lo facciamo ora? Non è Monkey Island 1. Fantastico. Ok, e quindi qui c'è questo fantastico gabbiano. Quello è l'uccello che mi ha rubato la mappa. Sono centinaia di mappe. Raccogliere tutte, vai. Non le voglio tutte. E non so quale sia quella del governatore Marley. Però qui c'è qualcuno che può trovare le cose del governatore Marley. È una pazzia, ma potrebbe funzionare. Ehi là, piccolo Guybrush. Bravo ragazzo. Corri a casa ora. Whoop. Quello è un buon cane. Bene, ho il primo pezzo di mappa. E lo è. È nostro davvero. Molto bene. Qui c'è una capanna, che ovviamente è il bagno di Shrek. Che rustico. Molto bene. Ora per il secondo pezzo di mappa. Vuoi andare? A Scab. Nel profondo della fortezza di LeChuck. Ah, LeChuck, signore. Mi dispiace riferire che Guybrush ha trovato un pezzo della mappa. Ti dispiacerà ancora di più se ne troverà un altro. Fermalo ad ogni costo, ma ricorda, lo voglio vivo. Sì, signore. Quanto sputa, già. Caffone.
Direi che possiamo prenderci da bere. E in effetti la scimmia. Che fai fuori dalla cucina? Oh, è vero, non siamo ancora rientrati. Oh, devo comprare delle uova. Ci hai provato, ma non funziona. Sei licenziato. Pazienza. E dunque, mi scusi. Sì, ragazzo? Largo la Grande ha lasciato l'isola di Scab per sempre. Bene, bene. Suppongo che tutti quei lassativi che gli infilavano nel bicchiere abbiano fatto effetto. Cosa? Non ti preoccupare, non li metto in ogni bicchiere. Grog, per favore. Ho bisogno di vedere qualche documento per quello. Accetti la mia tessera della biblioteca? Fammi dare un'occhiata. Guybrush è un nome francese? No, veramente un nome fasullo. Oh, va bene. Posso darti da bere ora? La tessera della biblioteca l'abbiamo fatta la volta scorsa. Nella biblioteca, appunto. Se vi ricordate, vi avevo accennato al fatto che gli indirizzi che ci dava da scegliere come risposta multipla erano tutti indirizzi famosi. Sono andato a ripescare quelli della versione originale, che erano il 221B di Baker Street, ovvero l'indirizzo di Sherlock Holmes, era il 10 di Downing Street, ovvero l'indirizzo del primo ministro britannico, il 1060 di West Edison, che è sì l'indirizzo di uno stadio del baseball, ma è anche una citazione a Blues Brothers, e il 1600 di Pennsylvania Avenue, ovvero la Casa Bianca. Questi erano gli indirizzi famosi che potevamo scegliere. 1060 West Edison, che in realtà in italiano non so perché era stato cambiato in 1026 West Edison. Boh, chissà come mai. Comunque, prendiamo da bere. Dimmi che veleno vuoi. Che cos'hai? Beh, qui al Bloody Lip abbiamo qualche drink speciale. Come? Bimbo di barba gialla, moncherino insanguinato e balena blu. Prendo un bimbo di barba gialla. Beh, puoi provare, ma non credo che sua madre sia d'accordo. Senti, dammi da bere, per favore. Ehi, devo raccontare le barzellette. Fa parte del contratto sindacale. Quello costa un pezzo da 8. Ok, ecco qua. Ed ecco una cannuccia sbirula gratis. La diamo a tutti i nuovi clienti del Bloody Lip. Prendiamo. Barista, dammi da bere. Dimmi che veleno vuoi. Dammi un moncherino insanguinato. Non posso, la motosega è senza benzina. Divertente. Già, mi sto spanciando. Quello costa un pezzo da 8. Ok. Ecco qua. Barista, dammi da bere. Dimmi che veleno vuoi. Fammi un balena blu. Spiacente, il frullatore non è abbastanza grande. Ma seriamente, quello costa un pezzo d'otto. Ok. Ecco che soffia. Che bel posticino avete qui. Beh, arrivederci. Dunque, questi sono i tre drink che hanno qui in questo bar. A cosa ci servono i drink?
se vi ricordate, a inizio gioco, Largo arriva, si fa dare da bere, dice il solito, prende da bere e scaracchia sul muro. Sputa. Ok. E il drink era verde. Per cui noi facciamo così. Usiamo il drink giallo con il drink blu e ci arriva un bel drink verde. Ridiamo la tazza vuota al barista, che ci ringrazia. Sono rimasto a corto di tazze. E si vede perché sono... vabbè. E usiamo la cannuccia con questo. Che schifo. È un gusto particolare. Non sembra funzionare. Vabbè, il drink rosso ce lo teniamo. Un'altra cosa che dobbiamo fare qui. È carino. Non voglio disturbarlo. È un metronomo. Non voglio far arrabbiare la scimmia. E se diamo la banana alla scimmia? Si distrae. Ehi! Non infastidire la scimmia. Va bene. Quindi gliela dobbiamo dare in modo che il barista non si accorga. Quindi se usiamo la banana con il metronomo, la ipnotizziamo. Ehi, cosa hai fatto al mio pianista? E niente, va bene, raccogliamo il pianista. Uop. Serviti pure e portati via il mio intrattenimento. Ti ringrazio, amico. E vabbè, pazienza, andiamo via. Io spero che la live stia continuando ad andare. Qui mi dice che la live sopravvive. Fatemi controllare, ma se per caso si è ripreso in qualche modo. Ok, vedersi si vede, la chat non funziona. Grazie Luke, grazie. Va bene, continuo. È un peccato che non possiate commentare. Check live sopravvive, grazie. Fatemi ricordare. Ah sì. La lente del faro la possiamo usare qui. C'è ancora Wally che cerca il suo monocolo. E possiamo dargli la lente del faro. Ah, questo andrà bene, grazie. Certo, certo. E dato che lui è un mappatore, un marpografo, possiamo dargli questo pezzo di mappa da esaminare. Cos'è? Quella, una mappa? Sembra solo la parte di una mappa. Torna quando le hai tutte. Forse allora ti potrò aiutare. E niente, sappiamo cosa fare quando avremo tutte le cose. Ok, se vi ricordate il libro che ci aveva dato la vecchia voodoo da restituire, era quello che ci diceva chi aveva i quattro pezzi di mappa e che fine aveva fatto. Famose citazioni dei pirati. La felicità è un caldo tricheco. Festerlich, non ci interessa. Baciami, sono diventato scorbutico. Il vecchio Skankai, non ci interessa. Barney Groat, non ci interessa. Le viole sono blu, le rose sono rosse. Stiamo venendo a bordo, curatevi quella tosse. Comandante Buttonhead, non ci interessa. Sciacquo, non abbiamo bisogno di saliva puzzolente. Rapscallion, e questo ci interessa. Rapscallion è uno della ciurma dei quattro. Perché ci interessa? Perché sappiamo che Rapscallion ha aperto un'attività qui su Scab, che era quella dei Wooster che si vede alla spiaggia, però poi è morto
Il fatto che sia morto. No, ho sbagliato. Non dovevo andare qui. Dovevo andare. Fatto che sia morto presuppone che sia stato sepolto e, dato che ci serve una chiave per vedere quelli sepolti. Bene, bene, bene! Sapevo che saresti tornato. I miei clienti tornano sempre. Eventualmente. Potresti rifarmi vedere quella bara? Ehi, tutto quello che vuoi. Questa non è una bara di portata media. Ha tutto lo spazio che ti serve per evitare il ripugnante riadattamento delle ossa. Puoi entrarci e rifarmi vedere quanto è grande? Nessun problema. Puoi trascorrerci un sacco di tempo in una bara come questa. Sì, chiudiamo il coperchio. Certo, tanto che è già spaziosa da chiusa. Posso mostrarti altro? Rifacciamo. Fammi vedere quella bara. Sì, signore! Chiudi. Usa, chiodi, martello. Pa, 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 pa. Ti sento bussare là dentro. Senti che legno solido. Sì, è proprio bello qui dentro. Ehi, credo che il coperchio sia incastrato. Scusa, amico. Potresti guardare se si è chiuso il gancio sul coperchio? Sembra che sia incollato. Ehi? C'è nessuno là fuori? Yuhu! Aiuto! Non riesco a uscire di qui! Ok, uno scherzo è uno scherzo, ma ora fammi uscire di qui! Apri subito questa bara! C'è nessuno? Sono davvero claustrofobico, o no? Qualcuno la pagherà cara per questo. Potrei uscire da qui, ma questa dannata cosa è costruita troppo bene. Beh, se devo rimanere chiuso in una bara, almeno questo è un modello di lusso. Davvero spazioso qui dentro. Magari mi faccio un sonnellino. Spero che questa roba non sia a prova d'aria. Non sono morto. Sto prendendo un sacco di affari. Fammi uscire, devo andare in bagno. Apriamo la bara. È inchiodata. Non riesco a uscire da qui. Vabbè, pazienza. Aiuto. Sei ancora là fuori? Salve? Pazienza. 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 Mi spiace. E ora, avendo questa chiave della cripta, possiamo andare su Scab al cimitero. Le cripte toste di Stan, certo. Usa la chiave della cripta nella cripta. Ed eccoci qua. Ora dobbiamo cercare la barra con incisa. C'è un'iscrizione sopra. La felicità è un caldo tricheco. No? Con incisa l'epitaffio che riporta la frase famosa. Baciami, sono diventato scorbutico. Ah! Le viole sono blu, le rose sono rosse, è questa. Ok. Come no? Non era questa la frase? Ah no, era questa. Era questa, vero? Sì. Oh, sembrano ceneri umane. Bene, raccogli. Sedimentose. Ok, vediamo se riusciamo con queste ceneri. A chiedere consiglio alla signora Voodoo per farci qualcosa. Per parlare con Rapscallion. Questa parte del gioco è un pochettino confusa perché
Dovendo cercare quattro pezzi di mappa e potendo prenderli in qualsiasi ordine, si possono fare tante cose e si potrebbe perdere il filo di quello che si fa. Per cui vi sto facendo un pezzo di mappa alla volta, più o meno. Qui c'era cenere per vita, ecco qua. Cenere per vita, crematura scremata. Se raccolgo la cenere, ehi, quello è solo un modello d'esposizione. Ho della roba tosta qui. Quella è una delle mie più potenti pozioni. Fa resuscitare i morti. La prendo. Ci sono delle complicazioni. Funziona solo sulle ceneri e la resurrezione è solo temporanea. In più devi portarmi un campione delle ceneri del soggetto prima che possa fare l'intruglio. Ho proprio qui le ceneri di qualcuno che vorrei resuscitare. Portamene. Ora c'è solo un piccolo problema. Ho dimenticato la ricetta. Cosa? È passato molto tempo. E non ho più quel libro di cucina. Che sventura. Mi era sfuggito questo particolare. Lo ammetto che dimenticavo di dover prendere il libro di ricette. Per cui, torniamo in biblioteca a prendere questo libro. E già che ci siamo, prendiamo anche un altro libro che ci servirà. Pippi. Allora, la biblioteca è nell'isola di Fat. La bibliotecaria ci aveva detto di usare lo schedario e quindi vediamo sotto Voodoo. Viziosa pedanteria, vedere decimali, sistema di vizi, 101 vizi, venerazione, verdure, violini, virus, visioni, vulcani. Voodoo, vedere ricette voodoo, ok, non era sotto voodoo ma era sotto ricette, romanzi, riferimento, ricette voodoo, la gioia della strega, la gioia della strega, me ne ricorderò, e oltre a questo... disastri dovremmo cercare. Cucina, casalinga, complicazioni, crittografia, decimale, disastri grandine o friggi del nostro secolo. Questo ci servirà per andare a trovare la polena della Mad Monkey. Mi perdoni, signorina. E adesso cosa vuoi? Sto cercando un libro. Che libro stai cercando? Avete grandi naufragi del nostro secolo? Ok, ecco. Altro? Vorrei la gioia della strega. Ok, si diverte questa. Ok, ecco. Altro? Per ora non ho bisogno di altri libri. Ricorda, il silenzio è d'oro. Ok, abbiamo preso questi due libri. Possiamo restituire quello delle citazioni. Grazie. Prego. E ora torniamo dalla signora Voodoo. Dove vuoi andare, Ashkab?
Ok. Sei ritornato, signor Tripun? Ho un libro di ricette voodoo per te. Bene. Quanti scalpi di granchio dice di usare? 13. Bene. È ciò che ho pensato quando ho mescolato questo intruglio sperimentale. Grazie. Ricorda, ne basterà una goccia. Quindi l'aveva già fatto. L'aveva già fatto. Torniamo al cimitero. Ok. Cimitero. Criptiamo. E usiamo la cenere per la vita sulle ceneri. Ci sono andato vicino. Se non avessi avuto il mio grembiule d'amianto sarei morto. Oh, dove l'hai comperato quel grembiule, Rap? Da ricambi usati di ristoranti di Stan. Perché lo chiedi? Guarda, Rap, sei morto. Cosa? Sei più morto che sporco. La tua vita è andata, hai tirato le cuoia. Stai raggiungendo San Pietro. Sei morto da 2 settimane. No, un po' più di 2 settimane. È verde. Sei più morto che sporco. Io sono morto? Sei freddo come gli avanzi di maiale, indurito come una gabbia di legno ghiacciata. Verde come un cetriolo vecchio di un anno, rinsecchito come una ciambella stantia. Sigillato e coperto di gelatina come un prosciutto in scatola. Madonna. Verde come un cetriolo vecchio di un anno. Ma non sono pronto a morire. Sento che la mia anima non è in pace. C'è qualcosa che devo fare prima di morire. Una salsa tartara aromatica? Ho il brutto presentimento di aver lasciato il gas acceso nel mio ristorante. Mi fa impazzire. Ti ho già detto che sto cercando Big Whoop? Big Whoop? Mi porterò questo segreto nella tomba. Beh. Oh, ce l'hai con te? Fantastico. Puoi avere la mia parte della mappa di Big Whoop? Solo se prima mi farai un favore. Potresti controllare il gas nella mia taverna? Certo, me le occupo io. Grazie, ecco la chiave. Ok. Andiamo alla taverna di Rap a vedere se ha lasciato il gas aperto. Ha ripreso a funzionare la chat, vedo. Squonky, ben arrivato. Ciao Luke. Ciao Curiaso. Ho sentito un blip, ma. Noda Orphan, grazie per il follow. Pirata Roberts, ben arrivato. Ci sei, ci sei.
Ciao Walter. Bene, bene, vedo che ha ripreso. Meno male. Ciao Frassof. Siete riusciti a seguire tutto quello che ho fatto? Siamo in onda, sì, Virit. Siete riusciti a seguire, sì? Non è che devo rifare tutto, vero? Sì, molto bene. Ciao Zais. Tappo. Seguito tutto, molto bene. Quindi, usiamo chiave nella porta. E in effetti, il gas è aperto. No. Ok, abbiamo chiuso il gas. Sono vuoti. Ma sento ancora da annusare i cetriolini. Sì, ma non ho potuto clippare te che cantavi, maledetto tuo cerotto. Che peccato! Volendo si può fare in pasta. Però, vabbè. Non è che sia essenziale. Torniamo da Rap. Abbiamo spento il suo gas. Prova, prova, Twitch ha fatto di nuovo cose strane, tornate alla chat. Oh yes. Dovrebbe essere a posto adesso. Usa cenere per vita sulle ceneri. Ebbene? Avevi ragione, il gas era acceso. L'ho spento. Grazie. Suppongo che dove andrò non avrò bisogno di questa mappa comunque. Grazie. Ora posso finalmente riposare in pace in terra. Come un Wooster dentro il morbido panino. Ah. Ne abbiamo il nostro secondo pezzo di mappa. O meno quante ore dura questo? Più o meno come l'altro. Per cui conto di finirlo stasera, non credo. Però domani sicuramente. Allora, abbiamo due pezzi di mappa. Il terzo, sì, butti. Ancora una volta. Ah, LeChuck, signore. Volevo solo riferire che abbiamo appena finito di costruire la camera delle torture richiesta. Molto bene. Hai nient'altro da riferire? Ah, no? Bene. C'è un'altra cosina? Voglio sperare che abbia a che fare con la cattura di Guybrush. Beh, quasi. Gli hai permesso di trovare il secondo pezzo di mappa, vero? Vero? Sei pazzo. Prepara la tua nave in seguito. Trovalo o morirai. Ok, dunque, un altro pezzo di mappa che sappiamo essere quello del negozio. Nel negozio abbiamo comprato codesto, made in Hong Kong. E se lo usiamo. Sembra il battello postale. È meglio che spari col cannone. Ecco fatto. Ma non vedo alcun battello postale. Ehi, c'è un battello postale? Pensavo di averla sentita. Ma
Vedo. Vedo sarebbe I see, cioè capisco. Quindi quando il clacson suona, il vecchio spara e il tizio viene a controllare. Per cui facciamo questa cosina qui. Ci vede nessuno. Molto bene, raccogli bandierina e bariamo tranquillamente. Abbiamo spostato più indietro le bandierine. Ora possiamo usare la cannuccia con il drink verde. Ragazzi, questa roba mi fa sputare denso. Capitan Catarro è in casa! Sputa! Allora, swish swish, work, trick. E dobbiamo aspettare che il drappo svolazzi per poter sfruttare il vento e arrivare primi. Ha battuto il record! È stato veramente fantastico! Cari sportivi, oggi abbiamo assistito a qualcosa di incredibile. Lascia che mi congratuli con te e che ti dia questa targa commemorativa. Ti saluto, Capitan Catarro. Forza, facciamogli un applauso. Certamente ci sono un sacco di altri premi per tutti voi. Allora, che ne pensate, gang? Ne abbiamo questa. È una targa con sopra un incrostazione di qualcosa. Grazie per il follow, user. Bravo Catarro, grazie, grazie. Come non si bara? Sono un pirata, un temibile pirata. Se vi ricordate, il negoziante ci ha detto che colleziona oggetti in bronzo. Per cui, magari, è una sub. Ma perché qui ho scritto follow? È vero, in chat c'è scritto sub. Grazie, grazie mille TV user per la sub. Grazie davvero. Grazie. E grazie Pirata Roberts per avermelo fatto notare. Allora, proviamo a dare la targa al commerciante. Quanto mi puoi dare per questa targa? Non mi interessa. Cosa intendi dire? Non vale niente. Per un grumo di pus e una crosta? Non è solo un grumo di pus. Oh, davvero? Cos'ha di speciale? C'è sopra lo sputo di colui che ha ucciso LeChuck. Veramente? Ciò la rende davvero preziosa. E comunque mi piace il bronzo. Ti darò 6.000 pezzi da 8 per quella. Molto bene, molto bene. Sono ricco. E se vi ricordate, se vi ricordate, 6.000 pezzi da 8 era esattamente la tariffa di Kate Capsize. Prima di noleggiare la sua nave, leggiamo. I grandi naufragi del nostro secolo. Dice, qui affondò la Mad Monkey a 35 nord e non ho letto il resto. 35 nord, 86 ovest. 35, 86. 35, 86. Va bene. Mi interessa noleggiare una nave. Magnifico! Come ho detto, la mia tariffa è di 6.000 pezzi da 8. Ok, ti pagherò 6.000 pezzi da 8. Ti sei noleggiato una nave? Sei pronto a partire ora? Già, sono in gamba a trovare il relitto della Mad Monkey. Hai un percorso o qualcosa del genere? Posso mostrarti dove voglio andare su questa mappa che mi ha dato il capitano Drake.
Allora, 35, 35, 86. Beh, eccoci. E adesso? Mi tufferò e cercherò il galleone affondato. Sei sicuro di poter nuotare? Ehi, posso trattenere il fiato per 10 minuti. È vero. E andiamo a fondo. Vero è che se uno si tuffa così, prima che crepare per il respiro, esplode per la differenza di pressione, però fa niente. E abbiamo trovato la Mad Monkey. Sembra davvero pesante. E allora noi lo raccogliamo. Anche qui c'è il limite dei 10 minuti? No. Qui no. Ed è talmente pesante che ci fa camminare sul fondo, per cui non possiamo più salire. Questa testa di scimmia è troppo pesante da portare in superficie. Considerando che questo gioco non ha il verbo lasciare, sono condannato. Va bene, però. Tira la corda dell'ancora. E ci facciamo portare su. Tranquilli, tranquilli. Ho preso la testa di scimmia. Torniamo all'isola di Booty. Beh, congratulazioni per ciò che hai trovato, Guybrush. Fai pubblicità con tutti i tuoi amici alla Capsize Charters. Ci vediamo. Ed è esattamente quello che voleva il nostro amico. Dai la testa di scimmia al commerciante. Bene, bene, bene. Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe preso la polena della Mad Monkey. Posso vedere il pezzo di mappa ora? Certo, è tuo. Con questo sono tre mezzi di mappa, ne manca solo uno. Yes. Dove vuoi andare? L'isola di Fat. All'interno della fortezza di LeChuck, bla bla bla. Largo! Mi hai chiamato? È vero che Guybrush Threepwood ha trovato il terzo peppo della mappa di Bebop? Ah, sì signore. Stavo per... Perché non sei venuto a dirmelo di persona? Beh, volevo la conferma che lui è veramente largo. Sei stato il mio scagnozzo di fiducia per anni. Ma non esiterò a trascinare le tue viscere dietro la mia nave se non mi porti Guybrush prima che trovi quel tesoro. Il peppo della mappa è il pezzo più importante, esatto. E dunque, ce ne manca uno solo. Ce ne manca uno solo. Dobbiamo andare in questa villetta qui. Il problema è che c'è la cascata che ce lo impedisce. Se però noi andiamo qua sopra. C'è una pompa. Cosa ci fa questa in un gioco pirata? Ebbene, questo è l'enigma più enigmatico di tutto il gioco. Il problema è che è basato su un gioco di parole inglese che
che non è stato possibile localizzare in italiano. Se io uso la pompa, premo, tiro, premo la pompa, non riesco a muovere questo oggetto. Apri la pompa, non sembra aprirsi. Chiudi la pompa, non sembra funzionare. Bisogna usare qualcosa per azionare la pompa. Ed ecco, ci servirebbe. Parla con la pompa. Non me la fa. Ci servirebbe un attrezzo. L'attrezzo che useremmo noi in italiano è una chiave inglese o, se vogliamo, una chiave a pappagallo. In inglese non si chiama chiave a pappagallo, ma si chiama chiave a scimmia, o meglio, monkey wrench. E infatti la regola, vedi? Ciao Gian, ben arrivato. E con la scimmia regolata può chiudere la pompa. Questo è l'unico enigma che ho fatto a caso e per anni non ho mai capito perché la scimmia. Mi sembrava solo una cosa a caso. Quando poi ho scoperto che in inglese c'era un attrezzo che si chiamava Monkey Wrench, ho collegato il tutto. C'è un tunnel sotto la cascata. E così possiamo arrivare alla villetta, che è quella del quarto membro dell'equipaggio, o meglio del suo discendente, che era quello che si faceva il grog in casa. Sì? Cosa desideri? Sto vendendo questo belle giacche di pelle e qui continuiamo a citare Indiana Jones. Sto cercando una mappa, siamo diretti. Vai, lo sapevo. Senti, ragazze, sono stanco di voi cacciatori di tesori. Ho ereditato questa casa 2 mesi fa e ogni giorno tutto ciò che sento è rap tap tap. Hai un tesoro qui? Ma perché voi cacciatori di tesori non sparite e lasciate in pace un pirata in pensione? Tutto ciò che voglio è entrare un momento. No. Per favore. Ho detto no. Per favore, favore. Lasciami stare. Non toccherò niente. Sono stanco di essere deriso. Deriso? Sono Guybrush Threepwood. Preparati a morire. Così vuoi fare un duello, eh? La scherma è per pivelli, rammolliti e damerini. Oh, va bene, ti arrendi così facilmente? Ehi, questo gioco è una pizza. Conosco un modo migliore per risolvere una disputa. I veri pirati risolvono i loro problemi con gare di bevuta. Gare di bevuta? Entra. Preparo il tavolo. Questo è il mio grog speciale. È solo per le gare. Doppio alcol, doppie calorie. Odio il fatto di doverlo sprecare. Ecco il tuo drink. Da quello che ho detto, nessuno può bere il grog speciale da gara senza svenire. Ma mi sono esercitato. Sai, molti cercatori di tesori se ne vanno quando glielo chiedo. Ma tu sei insistente. Ti aiuterà nella vita, ragazzo. Ma questo non ti farà entrare in casa mia. Se
Sei sicuro di non volerti ritirare? Sono a favore. Bevi tu prima. Secco, tipico. Oh wow, questo è troppo tecnico anche per me come parola, eh sì. Trinca, 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 buttala giù, buttala giù. Si fa così anche nella vita reale, è vero? Più o meno. Chi è nato a gennaio? Cosa? Chi è nato a gennaio? Dobbiamo barrare anche qui, ovviamente. Oh, la mia testa. Checco sbatti, grazie per il follow. Ovviamente dobbiamo barrare anche qui. Sei di ritorno, eh? Cerchiamo di risolvere il problema. Entra. Preparo il tavolo, sì. Tu sai che non mi batterai mai, sono il migliore in questa gara. Certo. Ok, cominciamo. Ecco il tuo drink. Va bene, allora raccogliamo il boccale. Lo rovesciamo nell'albero, che già è secco, quindi qualcuno l'ha già fatto. Tutto finito. Usa il boccale con il simil grog. Sicuro di non volerti ritirare? No, grazie. Bevi tu prima. Ta-da! Ora è il tuo turno. Direi che ci siamo. Meno male che si era allenato. Chi è nato a gennaio si alzi, bevilo, bevilo, bevilo e via con tutti. Ah, ok, non sono avvezzo alle canzoni. Va bene. Ciao, secondo te ha senso comprare la collector di Monkey Island adesso? Ti svelerò un segreto, Checco Sbatti. Un mesetto fa, più o meno, è uscita una collection su Limited Run Games, fisica, di tutti i Monkey Island, che costa 170 dollari più spedizione. E io l'ho comprata. Per cui stai chiedendo alla persona sbagliata, perché ti do sempre sì. Sì, ha senso prenderlo. Sì, assolutamente sì. Comunque, andiamo avanti. Noi siamo qua. Siamo qua. E qui evidentemente c'è una botola. Proprio come la botola che avevo quando ero un bambino. Apri la botola. Non si muove. E qui c'è il mattone. E quindi se premo il mattone. Ah ah! Ecco come ci siamo ritrovati sulla spiaggia. È ancora godibile come gioco? Beh, lo sto giocando ora in live. È assolutamente godibile come gioco. Però faccio rispondere. Io sono un po' di parte. Faccio rispondere alla chat. Secondo voi è ancora godibile come gioco? Ecco a te. Dunque, dobbiamo capire cosa fare. Ci sono
un po' di indizi, tipo è una grottesca statua di scimmia con la mano protesa. Sembra che possa tenere qualcosa, per cui noi usiamo il nostro bel cannocchiale. Grazie per la disponibilità. Figurati, figurati. È il mio gioco di avventura preferito. Questo, Monkey Island 2. L'1 e il 3 sono più o meno a pari merito, leggermente sotto, secondo me. Però questa trilogia, Monkey Island 1, 2 e 3, secondo me rimane imbattuta su qualsiasi altro gioco di avventura, passato, presente e futuro. Così. Dicevamo, usiamo il cannocchiale con la statua e il raggio di luce si ferma sulla finestra chiusa. Quindi, se apriamo la finestra e usiamo il cannocchiale, arriva fino alla cornice di quel quadro. Ah, una cosa, i giochi che trovi adesso come Monkey Island 1 e 2 sono delle remastered, che hanno anche una versione grafica rifatta e hanno anche quella vecchia. Il problema è che il primo non è fatto così bene. Il secondo è un po' meglio, ma io comunque preferisco giocare a quelli vecchi, cioè questi. Qui usiamo lo specchio con la cornice. E quindi, usando ora il cannocchiale, ci fa vedere esattamente quale mattone dobbiamo usare. Era questo qua. E quindi tiro questo mattone. Ed ecco qua. È uno scheletro che tiene il pezzo di mappa. Questo è l'ultimo pezzo di mappa. Li abbiamo tutti e quattro. Ora non ci resta che sono troppo basso, no, era questo il buco dove dovevo entrare. Non ci resta che tornare da Wall-E e farci mettere insieme la mappa. Le bellissime remastered, certo. Ah, ciao Giacomo, scusami, non ti avevo visto. Cioè, non avevo fatto caso che eri tu. E quindi andiamo a Scab. Che noia. Le ciak, signore. Ho buone e cattive notizie. La cattiva notizia è che Guybrush ha trovato l'ultimo pezzo della mappa. La buona notizia è che ho un piano infallibile. Vedete, lui dovrebbe portare la mappa dal cartografo per farla decifrare. Lo prenderò prima che ci arrivi. Se il tuo piano fallisce, non fallirà, Vostra Eccellenza Voodoo. Secondo te, qual è il miglior avventura grafica tra quelle recenti? Tra quelle recenti non ne ho provate tantissime, dico la verità. Allora, se prendiamo l'avventura grafica 2D, Thimbleweed Park, se prendiamo quelle 3D, The Wolf Among Us. Per una pletora di motivi diversi. Ed eccoci qua da Wall-E.
Salve, salve a te, Wally. Ne hai ancora di queste? O le altre proprio qui? Molto interessante. Puoi metterle insieme e fare un'unica mappa per me? Lo farò se mi farai una commissione. Vai alla casa internazionale di Mojo e chiedi alla veggente se la mia pozione è pronta. Va bene. Cercherò di finirla per quando tornerai. A me anche Walking Dead non erano dispiaciati. Io odio le storie di zombie. Non ce la posso fare. The Walking Dead proprio. Non fa per me. Ci ho neanche provato. Odio le storie di zombie perché sono tutte uguali. Nel senso, sono tutte l'umanità deve riprendersi, però non ti puoi fidare di nessuno, è egoistico, di qua, di là, eccetera, eccetera. Tutte uguali, tutte uguali. Non ce la faccio. Ed è per lo stesso motivo che non mi piace The Last of Us. Perché ha una trama incredibile, il primo, sto parlando del primo, ha una trama incredibile, narrata benissimo, però è sempre la stessa solfa, non ti puoi fidare di nessuno, tutti egoisti, bla 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 bla, e che palle. E soprattutto non ci sono scimmie tra testa. Sei ritornato, signor Trevood? Wally mi ha mandato a ritirare la pozione dell'amore. Oh, ok. Digli di divertirsi da parte mia, ma di stare attento. È roba potente. Non vorrei che quel poveretto si facesse male. Aspetta! Ho sentito un'interferenza nella forza. Come se una voce sottile sottile avesse chiamato terrorizzata. E poi in fretta avesse inciso un messaggio sul tavolo. Credo che Wally sia nei guai, e credo che LeChuck c'entra in qualche modo. Oh oh. È meglio che vada a vedere. Sento un disturbo nella forza, neanche ci provano a non fare palesi citazioni alle cose di Lucas. Something of the head, something of the thread. Esatto. Non puoi fidarti dei funghi, mai. Mai fidarti dei funghi. Una cassa? Per il pilota fantasma LeChuck, presso il villaggio di LeChuck. Contenuto: articoli voodoo. Ah, giusto per sfizio, andiamo a vedere. Da Wally, però sappiamo bene. Dove è andato? Cretino. Qualcuno qui ha inciso in fretta un messaggio. Dice soltanto LeChuck. Oh no! LeChuck ha rapito il cartografo. Povero ragazzino. Ehi, ha la mia mappa! Sì. Non abbiamo un piede di porco? No. Però non ci serve. Sì. Usa la cassa. Whoop. Credo che qualcosa si stia muovendo qui dentro. Ehi, Rico, potrei usare solo una mano con questa. Sembra un'altra classe di serpenti vivi. Beh, E si sentono anche. mettiamola sul camion. Parte te, la fortezza di LeChuck.
nella cassa dell'imballaggio degli articoli voodoo, diventata la sua casa per i seguenti 5 giorni e notti, Guybrush è costretto a mangiare polmoni di pipistrello e vesciche di anguilla per sopravvivere. Finalmente, Guybrush e il resto della merce vengono consegnati sulla porta del più spaventoso villano dei Caraibi, vivo o morto che sia, il pirata fantasma LeChuck. Ah, una cassa di imballaggio degli articoli voodoo di LeChuck. Sai, di solito non facciamo consegne così lontano. State per caso cercando la mancia? Beh, visto che... Beh, avete pensato male. LeChuck non dà mance. Cattivo. Accidenti. Ma che tipo? Odio i serpenti. Ah, c'è altra citazione Indiana Jones. Molto bene. Ah, intanto ho sentito un Peach Bulls, grazie per il follow. Non sembra importante il cartello pieno di spine. Sono un po' di cartelli, io vorrei vedere i cartelli. Vabbè, andiamo di qua. Macabro. Molto macabro. Sì, sì, continuiamo. Vai, vai. Forse non era di qua. Non ricordo. Allora ritorniamo di qua. Torniamo di là. E ancora di qua. E ancora di là. È uno strato tipo di statua scheletrica. Non sembra aprirsi. E io ti dico di sì. Ok. Andiamo di qua. Ci siamo persi, nah. Bisogna cantare, eh sì. Forse era di qua, no? No, non era di qua. Va bene. Allora, noi dobbiamo ricordare la canzone dei nostri genitori. Guybrush ha detto che stava prendendo appunti. E dove avrà mai preso appunti? Se non sulla carta sputata? Molto bene. Gamba testa anca. Quindi il primo è gamba testa anca. Gamba testa anca, eccolo qua. Op. Costa la braccio testa. Questo. Gamba anca braccio. E testa costola anca. E opla. Non c'è niente da fare, neanche in un gioco d'avventura saprei aprire quei lucchetti. È una porta enorme. Però se io la apro, c'è la porta del cane. Per cui... Op! Però... Vabbè, niente.
questa chiave era quella per liberare Wally. Guybrush Threepwood, finalmente ti ho catturato. Ho cercato in ogni isola, navigato per ogni mare. E ora sei mio. Cos'hai da dire in tua difesa? Sarebbe stato più facile se tu avessi lasciato indicazioni. Bravo. Smetti di sputarmi in faccia. Se solo potessi raggiungere la mia cintura pirata. Largo! Sì, signore LeChuck, signore. Porta Guybrush giù nella camera delle torture e prepara la macchina. Sì, signore. State bene attenti ora. Ah, sei in un mare di guai, Guybrush Threepwood. Ora che sei mio, pagherai per ciò che hai fatto. Ehi, ma è stata una sciocchezzuola tra amici. Silenzio! C'è solo una cosa più dolorosa. Di essere resuscitato dalla morte e ficcato in un corpo marcescente. Sai che cos'è? È ciò che sta per succederti. Possiamo parlarne? Vedi la candela laggiù? Quando brucia la corda, il sacco cadrà sul soffietto. Quando si comprimerà, sparerà un proiettile che rimbalzerà su quella padella. Quindi sullo scudo dietro di me. Poi rimbalzerà sull'altro scudo e alla fine colpirà il palloncino verde. Quando esploderà, farà cadere la leva, rilasciando il dente d'arresto della ruota della catena, e ti spedirà giù nella buca dell'acido. Accidenti, io... Sai cosa succederà poi? Io prenderò le tue ossa, mentre sarai ancora vivo e dolorante. E quindi con esse ne farò una sedia. La chiamerò la sedia urlante. Ogni giorno mi ci siederò per sentirti urlare. Qualche domanda? Chi ha vinto il mondiale dell'82? L'Italia. Perché non mi hai sparato quando sono entrato? Perché avevamo un dischetto extra. Giusto? Non è pericoloso lasciare una buca piena d'acido scoperta? Mi sto stancando delle tue stupide domande. Preparati a morire. Non mi ha detto che volevo... Che cosa voleva fare di me? Forse una poltrona. Oh. Allora, ragazzi, io qui salvo. Perché esattamente... Trappola... Esattamente come la scorsa volta, come lo scorso gioco, in questo frangente, se aspettiamo, Guybrush muore. E quindi aspettiamo. Mirare direttamente al palloncino non c'era gusto, vero? No. Alla James Bond proprio, esatto. Ne voglio uno anche io. Addirittura, cosa ci devi fare, Villit, di una cosa del genere? Cosa devi farci? L'ho detto con gusto perché ho scoperto molto tempo dopo che, aspettando del tempo, Guybrush moriva. E non l'ho mai visto, quindi è una cosa nuova per me. Voglio vederlo, voglio sapere cosa succede. C'è ancora qualcosa in questo gioco che non ho visto. È fantastico. Dopo anni e anni che l'ho giocato. Pensa che l'ho giocato la prima volta esattamente 25 anni fa. 25. E ancora ha qualcosa da
da dirmi questo gioco. È fantastico. Facciamo un recapino di quello che ho detto a inizio live per chi non c'era. Sono venute fuori alcune news del mondo del retro game in queste ultime ore. La vera domanda non è cosa me ne faccio, ma con chi la voglio costruire. Hai ragione, Vilt. Ma non credo di volerlo sapere. In questi casi meno ne sappiamo, meglio è per tutti. Dicevo, se avete visto il mio post di ieri del gruppo Telegram, avete visto che Sara Genevoli, una delle mie programmatrici preferite per Commodore 64, ha fatto uscire il suo ultimo gioco esattamente pochi minuti prima della mezzanotte del 31, per cui era l'ultimo gioco del 2020. E l'ho provato, è estremamente bello, ha qualche problemino che Sara sta risolvendo prontamente e ha già detto che ha preso questa esperienza per migliorare anche i prossimi giochi che farà, per renderli immediatamente compatibili per tutte le piattaforme, e meno male. Okay. Oltre a quello è stato l'ultimo gioco del Commodore 64 del 2020, ed è già uscito il primo gioco del 2021. È un clone di Space Invaders che si chiama Sprite Invaders, ed è molto bello. Lo vedremo la prossima volta che faremo qualcosa sul Commodore, ve lo mostrerò. L'ho già provato, è un porting molto fedele di Space Invaders da sala giochi, ha sia la versione bicromia in verde e bianco che quella a colori di qualche anno dopo. È ottimo. Ha un piccolissimo glitch grafico, ma a parte quello è perfetto. Oltre a quello è uscito anche un gioco della PlayStation 1 che è stato fatto col tool di programmazione NetYaroze, che era uscito da Sony ufficiale. E anche quello è stato più o meno 25 anni in produzione, nel senso era uscito nel 96, una versione molto grezza, molto raffazzonata, e poi è stato abbandonato, è stato ripreso come progetto, e adesso è uscita la, diciamo, prima versione completa, in una versione non con tutte le feature che dovrebbe avere. Cioè il gioco c'è tutto, ma manca il supporto multigiocatore, ad esempio. Il gioco finale avrà il supporto per giocare in 4 sulla stessa console, mentre questo si può giocare solo da soli. Però il gioco è completo e lo vedremo anche questo prossimamente. Intanto il tempo passa, ma qui non succede nulla, noi continuiamo ad aspettare. E è uscito anche un tool di disegno del Commodore 64. È un tool compatibile con i sistemi operativi odierni, però è uscito per Windows, macOS e Linux. Eccolo qua. Ups, ping, ping, ping. Ah, e va in fading. Il cavallo da hockey? Cosa? Ti aspetti che io creda che tu fossi stato dissolto nell'acido? Certo, io... E invece eccoti qui a raccontarmi il tutto con un aspetto decisamente integro. Sì, quello è... Ok, ho esagerato un po' per l'effetto drammatico. Denunciami. Vuoi dirmi cosa è veramente successo? Ok. Stavo dicendo che eravamo appesi sopra la buca dell'acido. La morte era così vicina che potevo sentirlo. Volevi vederlo sciogliere? Beh sì. Un po' sì. Va bene. Allora, Wally. Sì?
ti voglio bene, sai? Perché non ci abbracciamo? Vuoi? Idioti, due scemi. Allora, Wally, sì? Puoi grattarmi il naso, per favore? Già, solo dopo che mi hai baciato i piedi. Hai qualche idea brillante? Beh, veramente speravo che tu pensassi a qualcosa. Oh. Allora, Wally. I have a bad feeling about this. Brutto presentimento. LeChuck ti ha appeso in catene sopra una vasca d'acido e tutto ciò che hai è un brutto presentimento. Accidenti, mi sento peggio quando mi sgridi. Lasciami in pace. Allora, Wally, sì? Ah, niente. Niente, perso. Poi sono io, Gabriele. Oh, vedete, lascia stare. Non sembra importante il palloncino. Parla, parla, no, parla. Usa palloncino. Non riesco a raggiungere il palloncino da qui, giustamente. L'unica cosa che possiamo fare è... Usa cannuccia con il delg verde. Ragazzi, questa roba mi fa sputare denso. Infatti i verbi ora sono sputa, spruzza, cicca, emetti, schizza, getta, lancia, scatarra e tira. E ovviamente se proviamo a sputare sulla candela... Ehi! Attento con lo sputo! Ma com'è incazzato? Allora, spruzza sullo scudo. Spruzza sulla padella. Sì, sì, scusa, Wally. Cicca su. Ah, no, mi sa che dovevo... Ops. Scusa. Il panda è uno... Questo? Questo dicevi che era un panda? È un... Questo è un teschio? Un uomo, diciamo, messo a quattro bastoni con in mezzo a uno scudo. E se io sputo sulla padella, si muove quell'altro scudo. E quindi la mia bocca è secca. Ok, riusiamo la cannuccia. È un uomo panda. Può essere, può essere. Se io risputo sulla padella, si rimuove. Per cui se faccio la sponda da qui a lì a là, cosa succede qui dentro? Largo! Riaccendi la candela! Guybrush è scappato! Come? Trovalo! Ha! Credo proprio che ora LeChuck sia veramente arrabbiato. Già. Ehi, Wally? Sì? Dove siamo? Bella domanda. Vai verso la roba, vai verso la roba. Cassa di imballaggio! Queste sono casse di imballaggio, ma non so cosa ci sia dentro. La roba? Non so che cosa sia questa roba. Va bene. Apri la borsa giù. C'è qualcosa qui dentro. Credo che questi siano fiammiferi. E questa cosa sembra una bomba. Sì, la bomba dell'amore. E infatti c'ha un cuoricino sopra. Però abbiamo dei fiammiferi. Sacro sudore di puzzola! Ai! Eeeh.
Siamo riusciti perfino a far esplodere la fortezza di LeChuck. Parte 4. L'isola di Dinky, ovvero Dinky Island. Molte ore più tardi. Molto bene. Polly vuole un cracker. Certo. Ragazzi, sono le 23. Per voi va bene andare avanti? Io credo che in un'oretta ce la facciamo a finirlo. Vi va? Assolutamente sì. Prego, prego, se lei ce la fa. Io vado avanti allora. Ok, ripetiamolo così nessuno dimentica dove abbiamo nascosto il tesoro. Voglio che mia nipote sposi un vero uomo, un capitano, non uno sciacquetto come te. Oh, al diavolo. Facciamo una mappa e dividiamola in quattro pezzi. Questa è l'isola. Benvenuto sull'isola Dinky, casa del tesoro di Big Whoop. Oh, ok. Quindi raccogliamo codesta bottiglia. Usiamo subito la bottiglia con la roccia. Ne abbiamo una bottiglia rotta. Raccogliamo il bicchiere di Martini. Usiamo il bicchiere di Martini con l'oceano. E abbiamo un bicchiere d'acqua di mare. Se usiamo il bicchiere d'acqua di mare con la distillatrice. Sembra averne estratto la maggior parte del sale. Abbiamo un bicchiere d'acqua dolce. Raccogliamo il piede di porco. E oh, Herman Trutut. Ciao Herman. Oh, ciao. Ti stavo aspettando. Sto cercando un tesoro, ne hai visti in giro? Ci sono molti tesori qui, scoperti e nascosti. La bellezza dell'oceano, per esempio. O il tesoro del passato, visto che negli alberi, o lo chiamano mezzo dimentica di un pappagallo. Che cazzo? Il tesoro del futuro, che attende i semi di mango o nelle uova di papaya. Sogni che ci portano messaggi da lontano, troppo semplici da capire, e stelle che fanno lo stesso. E può non essere ricchezza nelle parole di colui che ha esplorato i mondi velati interiori dell'essere. Parlando di ciò, parlo agli studenti per un tempo limitato. Sto insegnando filosofia qui. Che razza di filosofia insegni? Neoesistenzialista cartesiano taoista zen. Va molto di moda ai cocktail party quest'anno. Quanti studenti hai? Beh, nessuno per il momento. Ma non appena si spargerà la voce di un guru che insegna in un bellissimo luogo come questo, dovrò tenerli a bada con un bastone. Ah, proprio qui sulla spiaggia? Di sicuro è meglio che sulla cima di una montagna tibetana. Vero anche questo. Nei momenti liberi possiamo fare del surf. Potresti insegnarmi la filosofia? Ok, ecco per te un koan zen. Un cosa? Un puzzle filosofico. Se un albero cade nella foresta e nessuno è intorno per ascoltare, di che colore è quell'albero? Marrone? Blu? Non ci sei neanche vicino. Verde foresta? Rosso? Non esattamente. Viola? Non ci sei neanche vicino. Lavanda? Bah. Magenta? Bah. Pulce? Non ci sei neanche vicino, ma non è il colore, pulce. Acqua marina? Talpa?
Siena bruciata? No. Cavolo crudo? Bah. Nero seppia? No. Gelso? No. Pervinca? Bah. Orchidea? Non ci sei neanche vicino. Melanzana? Non esattamente. Mi arrendo. Pensaci un po' di più e torna quando hai una risposta. Non credo che ci sia una risposta a questa. Pipipi. Sembra vecchio. Apri il barile. Ehi, c'è un cracker qui dentro. E qui c'è la giungla. Se andiamo da questa parte, c'è una borsa appesa a un ramo. C'è qualcosa di grumoso dentro. Possiamo usare la bottiglia rotta per aprirla. È una miscela di cracker istantanei con poco sodio, basta aggiungere acqua. E allora usiamo l'acqua distillata con la miscela per cracker. E abbiamo tre cracker. Ma prima di svelare i misteri dei cracker, cogli la corda, usa piede di porco con la scatola e dinamite, proprio come dice sul lato, e raccogliamo la dinamite. Dunque, facciamoci un giretto a caso in questa giungla. Un dinosauro. Albero, un albero moschioso. Ciao 81. Oh oh, un telefono. Non sembra importante la cabina. Eh no, usa. 1-900-740-JEDI. Drin. Ricordate ragazzi, se avete meno di 18 anni, chiedete ai vostri genitori prima di chiamare. Dream. Lucasfilm Games Hotline, sono Chester. Allora, negli anni 80 e primi 90 non c'era internet, ok? Per risolvere i giochi, o meglio, per non lasciare che l'utenza si bloccasse troppo, le case di produzione dei giochi avevano un proprio call center dove tu chiamavi e ti davano gli indizi. Ok, quello era il numero reale di telefono dell'helpline di Lucasfilm Games. E questo Chester è basato su uno dei tizi che realmente rispondeva al telefono in quel call center. L'hanno messo come omaggio. Quando uscirà SWOTL, che era Star Wars e non mi ricordo cosa. Mi sono perso nella giungla dell'isola di Dinky in Monkey 2. Guarda, ci sono solo due vie d'uscita nella stanza in cui sei. Scoprilo, scemotto. Quando uscirà SWOTL? È uscito un po' di tempo ormai. Non sei stato a giocare a qualche frustrante avventura grafica? Beh. Da dove nascono i bambini? Cosa sei, un pervertito?
Perché i giochi d'avventura sono così cari? Ehi, ci lavora solamente qui. Qual è il segreto di Monkey Island? Ne ho fin sopra i capelli di domande stupide come quella. È una sorpresa, ok? Quanti soldi ho speso parlandoti? 1000 lire al minuto. Puoi chiedere al tuo computer di fare il calcolo per te. Mi sono perso nella giungla, nell'isola di Dinky e Monkey 2. Ti ho detto di camminare oltre il bordo dello schermo. È forse così difficile? Mi sono perso nella giungla, eccetera, eccetera. Ti ho detto di camminare oltre, no, non dice altro. Chi ha scritto quello stupido scherzo sul monco? Sono stanca di sentire di quel dannato monco. Ma ti rendi conto di quante telefonate al giorno ricevo sull'argomento? Non chiedermi più niente. Grazie, mi sei stata d'aiuto, addio. Sì, certo. Allora, lo scherzo del monco, anche lì, era un qualcosa di particolare. Aspettate che ritrovo il... ritrovo la pagina, scusate. Secondo solo che sto cercando. Vabbè, non riesco a trovarlo. Pazienza. Era un altro qualcosa di particolare, quel scherzo del monco. Diamo il cracker a Polly. Dirigiti a est dello stagno al dinosauro. Secondo cracker. Dirigiti a nord del dinosauro al mucchio di rocce. Dirigiti a est delle rocce alla X. Ok, quindi a est dello stagno finché non raggiungiamo il dinosauro. Ed eccoci qua al dinosauro, a nord del dinosauro, fino a qui, al mucchio di rocce. Eccolo qua, e a est del mucchio di rocce, alla X. Ah, vuoi dire questo tesoro? Perché non l'hai detto? Potevi arrivarci dalla scorciatoia, come ho fatto io. Scorciatoia? E ok. E abbiamo ancora la pala di inizio gioco. C'è il sentiero, esatto. E usiamo la pala sulla X. Ho toccato del cemento. C'è uno strato di cemento sul fondo. E cosa si usa sul cemento se non della dinamite? Usa i fiammiferi con la dinamite. Questo è l'ultimo fiammifero.
usa la dinamite con il buco nel terreno. Cielo! Quel rumore veniva dell'isola di Dinky. Deve essere quell'idiota che sta armeggiando quel tesoro di mio nonno. È meglio che vada là. Ed eccoci qua. Vi ricorda qualcosa questa scena? Quella di inizio gioco. Esatto. E quindi usiamo la corda con il piede di porco e usiamo la corda col piede di porco con le aste metalliche per raggiungere il tesoro. Ed eccoci qua. E tu sei apparsa circa 3 giorni dopo. Mi aiuti adesso? Qualsiasi cosa pur di farti tacere. Deve essere una delle storie più lunghe che abbia mai sentito. E ops. Oh, mamma. Non riesco a vedere niente. Oh, l'interruttore. Usa l'interruttore. Boo! Salve, Guybrush. Ti spiacerebbe non sputare così tanto quando parli? Non mi scapperai questa volta. Ah, perché dici così? Anche se tu scappassi, riuscirai sempre a ritrovarti. Siamo legati l'un l'altro. Come minestra insalata? Non esattamente. Più come fratelli. Eh? Io sono tuo fratello. No. No, non è vero. È impossibile. Affidati ai tuoi sentimenti. Tu sai che è vero. E ti ho anche portato una sorpresina. Sì, anche questo era una citazione a L'impero colpisce ancora. Tipo Darth Vader e Han Solo. No, non era Han Solo. Era Luke. Non ho ucciso tuo padre. Sono io tuo padre. Luke. Credo che l'essere mio fratello sia già abbastanza sorprendente. Forse, ma mi diverte. Dimmi, non è per caso una bambola voodoo, vero? Verissimo. Infatti è una bambola voodoo che userò per torturarti e poi ti spedirò a urlare in un'altra dimensione, una dimensione di infinito dolore. Osserva. Tipico tra fratelli, sì. Farò qualsiasi cosa, ma non farlo più, per favore. Ok, che ne dici di questo? È stato esilarante. Divertiamoci ancora un po', eh? Per favore, basta. Ok, è tempo di mandarti a urlare in una dimensione di infinito dolore. Alla fine mi sono liberato di quel noioso rammollito di Guybrush. Ehi, sono vivo. Eh? Pensavo di essere spacciato. Ups. Strano. Ci deve essere qualcosa che non va nella mia bambola voodoo. Doveva spedirti in un'altra dimensione, non nella camera accanto. Materiale scadente, scommetto. Beh, penso che dovrò riprovarci. Oh no, va bene, io
E ok, siamo al finale. La macchinetta del Grog mi ricorda cose dolorose. È la macchinetta del primo gioco. E qui abbiamo il ritorno moneta che fa cadere una moneta che rimane lì. Ma guarda. Whoop! Smooth andata epica LeChuck. Ehi, Guybrush, è tempo di voodoo. Seppelliamo l'ascia di guerra. Apri scatole. Cosa? Tutte? No, vabbè, apri questa. Raccogli la biara di radice. Apri questa. C'è solo un palloncino qui dentro. E raccogli il palloncino. Apri questa. Una bottiglia di birra di radice dovrebbe bastarsi. Raccogli bambole. Prenderò solo una, oh, guarda. Solo una bambolina poco costosa senza energia voodoo. Dobbiamo evidentemente fare anche noi la nostra bambola voodoo di LeChuck. Santo cielo, questi sono i miei genitori. Questo sembra piuttosto rovinato. Se Guybrush è nostro fratello, c'è una siringa qui dentro. Raccogli. Apri la pattumiera. Raccogli la roba nella pattumiera. Due guanti. E dicevo, dato che LeChuck ha detto di essere nostro fratello, i resti dei nostri genitori sono i resti anche dei suoi genitori. Usa il palloncino con la bombola dell'elio. Usa guanto chirurgico con la bombola dell'elio. Whoop. Usa anche l'altro guanto chirurgico con la bombola dell'elio. Usa il palloncino pieno d'elio. You can turn the world into a smile. You can take it out of the day. And suddenly make it a smile. Rifacciamo. Ok. Raccogliamo il biglietto. Dice E. E quello è un biglietto di Disneyland. Ciao. Hop. Abbiamo chiuso la barba nell'ascensore. E ho potuto farlo perché ho appunto i palloncini e i guanti pieni di elio, perché c'è un armadio molto pesante e 450 kg è la portata massima dell'ascensore. Per cui possiamo raccogliere la barba. E se noi apriamo la porta e usciamo, questo mi è familiare. Siamo nel vicolo di Melee Island del primo gioco, dove per la prima volta incontriamo Fester Shinetop. Ricordate, sì. Per cui queste gallerie sono tutte collegate. La porta che non potevamo aprire quando c'era lo sceriffo, esatto. E quindi per ora usiamo la barba con la borsa. Bene, qual è un ingrediente? Il teschio
con la borsa. Quali sono due ingredienti? Le mutande. Con la borsa. Quali sono tre ingredienti? E torniamo giù. Dai, fazzoletto. No, non ce l'ha fatto fare. Torniamo a cercarlo. Eccolo qua. Ecco, prova questo. Tieni. E abbiamo anche il quarto ingrediente. Usa il fazzoletto usato con la borsa. Tutto ciò di cui ho bisogno è una bambola. E allora usiamo anche la bambola con la borsa. Piri 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 piri. Ed eccoci qua. Ok, compa, attento. Perché adesso una bambola voodoo tutta mia. Le chuck. Oh, hop. Non c'è male, Guybrush. Ma non è sufficiente per fermarmi. Però la bambolina voodoo di LeChuck può tranquillamente essere usata come mezzo per spostarsi, è vero? Oh, sei tu. Cosa? Ancora quella? Oh, guarda come mi fai tremare le gambe. Mi fa ridere con la tua ridicola tecnica voodoo. No, ho paura della tua bambola. Pensi di essere così grande? Prendi questo, LeChuck. Cosa intenzione di fare ora? Sai, questa bambola mi ricorda una bambola snodabile che avevo quando ero bambino. Ha! Posso sopportarlo. Mi chiedo cosa accadrebbe se strappassi la gamba a questa bambola. Guybrush. Cosa? Vieni qui. Niente da fare, non sono così stupido. Voglio che tu... toglimi la maschera. Guarda la vera faccia di tuo fratello. Se mi avvicinerò, mi strapperai i polmoni. No, no, prometto. Per favore, vieni a togliermi... la maschera. No, va bene, mi avvicino. Ora con delicatezza rimuovi la mia maschera. Mio Dio, tu sei il mio tenebroso fratello Chucky? Pensavi stessi scherzando? Perché mi hai seguito dappertutto? Nostra madre mi ha detto di cercarti. Come mai mi odi a tal punto? Ti ricordi la volta che hai rotto il mio super vicolo d'assalto con soldatini comando? No. Senti, Guybrush, potresti aiutarmi? Riattacca la gamba alla bambola, ok? Prometti di smettere di stuzzicarmi? Va bene, prometto.
qualsiasi cosa, ma rimetti a posto la mia gamba. Ragazzi, non dovreste essere qui dentro. Ah, eccoti. Cosa succede? Ti stiamo sgridando per essere scappato via. Tua madre e io eravamo in ansia. Grazie per aver rintracciato tuo fratello come ti avevamo chiesto, caro Chucky. Ragazzi, non vi sareste mica messi in qualche pasticcio, vero? No, signore. Bene. Speravo non saresti scappato in quel modo, giovanotto. Eravamo molto preoccupati. Non sai che razza di assassini e delinquenti possono circolare in un posto come questo. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non mi preoccupano di cose del genere. Certo, caro. Ma per favore fai attenzione. Beh, forza, andiamo a cavalcare il pazzo bucaniere rotante. Sì! Questo è stato Monkey Island 2. Elabora, elabora. Quindi, questo finale ti dice che almeno ti fa intuire che erano i giochi di due bambini, ma in realtà, andando via, ti fa intuire invece che LeChuck ha fatto qualcosa che non era proprio... Mi chiedo cosa stia trattenendo Guybrush. Spero che LeChuck non abbia lanciato qualche orribile maledizione su di lui. Assistenza hardware, Giacomino! Ma quindi erano tutte fantasie? No. Posso dire che Monkey Island 3 si chiama La maledizione di Monkey Island. Allora, cosa c'è per cena? Bravo, Jerry. Sam e Max appaiono per gentile concessione di Steve Purser. Seagull appare per gentile concessione di Loom. Introduzione di Chris Brown, Monkey Island 2, The Jack's Revenge. Ok, basta, spegni il computer e fai qualcosa di costruttivo. Come giocare a squash. O lava la tua macchina. O prepara la cena. O prendi parte a una banda funky. O viaggia in un paese straniero. O diventa presidente della Repubblica. O parla a un membro del sesso opposto. O lubrifica la tua macchina. O prepara un booster fritto. O cerca un tesoro sepolto. O mungi una mucca. O fai una gara di abbaiate col cane del tuo vicino. O effettua un'operazione al cervello. O dipingi una linea gialla in mezzo alla tua strada d'accesso privata. O scrivi il tuo nome nella neve. O insegna a pallacanestro acquatica alle vongole. O canta le canzoni di Lucio Dalla in banca. O pianta alberi sul suolo pubblico. O confondi la persona accanto a te.
O costruisci un tavolo triangolare. O trotta, balzella e salta. O cavalca un treno. Organizza il tuo cassetto delle calze in ordine alfabetico. O vai a giocare a bowling con tua mamma. O addestra gli insetti a fare scherzi. O fai una trapunta. O pubblica una rivista sui trucioli delle matite. O mangia gelatina al limone con ananas. O asfalta un'autostrada. O impara a disegnare. O iscriviti a fotografia. O impara a parlare greco antico. O fotocopia denaro. O esci a mangiare della pasta. O cuci un vestito. O lava il tuo iguana. O vai a pesca. O dipingi la casa di uno sconosciuto di notte. O iscriviti a windsurf. O cambia lo stile dei tuoi capelli. Capito. O affila i tuoi gessetti. O dai da mangiare a un tucano. O goditi il sole. O fai delle parole incrociate. O compra dei bei vestiti. O vai alla spiaggia. O gioca a cricket con tuo padre. O innaffia le tue piante. O costruisci una casa per le bambole. O organizza una cena con salmone e vino bianco. Ricominciamo! Ho lavato la tua macchina. Va bene, ragazzi. Ah, questa, tutta questa parte qui, questi titoli di coda fantastici, sono stati eliminati dalla Remastered. Io non so che Remastered di merda hanno fatto. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver vissuto di nuovo questa avventura con me. Spero tanto che vi sia piaciuta e spero che vi abbia messo un pochettino di voglia di esplorare qualcuna delle più vecchie avventure grafiche, perché sono fantastiche, sono davvero bellissime. Faremo anche il terzo più avanti. Loro facciamo il 3, sì, assolutamente sì. E noi ci vediamo domani pomeriggio verso le 2, qualcosa del genere. E niente, 2:30 facciamo, 2:30 più o meno. Buonanotte a tutti e trottate, balzerellate e saltate. Alla prossima.